Siamo qui per protestare contro il DPCM, l'ultimo DPCM, contro le restrizioni prese a danno di commercianti, comunque tutte le partite IVA, soprattutto i ristoratori. Questo è un mio amico che può testimoniare. Lui questa sera al ristorante chiuso non potrà. Stasera, come tutte le altre sere, chiaramente, come prima, Esattamente. anche Sì. con questo terrorismo che hanno fatto, chiaramente, ovvio che c'è, non lo so, È c'è la un mascherina. pasticcio, la mascherina dobbiamo tenerla, noi non vogliamo fare i Quindi negazionisti, parla non tu che vogliamo c'è. farci dare dei negazionisti, però riteniamo che siano drastiche, riteniamo che il governo abbia fallito sulla linea del contenimento, 7 mesi di fallimenti, Nulla. restrizioni, soldi spesi per adeguare i Barriere, locali, contro barriere e barriere, per quant'altro, far cosa? Per ma chiudere? alla fine Tanto siamo di nuovo vale. qua. Tanto vale. Questo virus non si nega l'esistenza assolutamente. Io l'ho preso, l'ho avuto, ho passato tra i primi, prima del lockdown, un calvario perché comunque sono stato sintomatico, completamente abbandonato dalla sanità, dal medico di A base. ottobre, Il novembre virus non arrivi c'è, lo agosto, ripetiamo, quindi però non è stato fatto niente sul influenza. territorio, su questo territorio per aiutare comunque le persone malate ad essere curate a casa. Resta il fatto che noi siamo in Bisogna mutande lavorare, e quindi non si muore di virus, ma si muore di fame perché qua apriamo dobbiamo l'articolo della chiudere. Costituzione. Fascisti di merda! La piazza deve rivendicare altro! Noi copri fuoco! Noi andiamo via! Io sono qua perché sono un'insegnante di danza, perché sono una ballerina, perché conosco persone che già hanno perso il lavoro durante il primo lockdown e con questo altro lockdown rischiano veramente di perderlo di nuovo. Hanno dei figli, dei bambini e secondo me si può trovare una mediazione diversa rispetto a quello che si sta facendo. La crisi è vera e reale, ma non si affronta così. Secondo me ci sono altri metodi e purtroppo la manifestazione non è quella che doveva essere e quindi sono molto dispiaciuta per questo. Però bisogna discutere, bisogna trovare una soluzione diversa. Dobbiamo Sul chiudere lavoro, con quindi dovevo. 20-30 dipendenti, aziende piccole come la mia, con 20-30 dipendenti che purtroppo dobbiamo lasciare a casa e non so se ce la faremo a risollevarci e riaprire questa volta. Questa volta, secondo me, è la volta buona che migliaia e migliaia di aziende, di attività, ristoranti, parrucchiere, non ce la faranno e chiuderanno bottega. Sono qui alla manifestazione. Perché trovo ingiusto quelle che sono le misure prese da questo governo. Sono qui per aiutare amici che hanno locali e che sono in gravi difficoltà. Porto il mio aiuto in qualche modo a loro. Per manifestare, ovviamente, per i diritti delle fasce deboli che sono stati toccati maggiormente dall'ultimo decreto, che non sembra equalitario per tutti e che non sembra neanche la soluzione migliore. Sono a questa manifestazione perché non sono d'accordo con alcune regole che ci sono state imposte e perché le ritengo contraddittorie tra di loro e non molto utili.